Leuco è la tredicesima costellazione della fascia zodiacale e il suo nome in latino, Ophiuchus, significa colui che domina il serpente. La forma attuale dell'Ophiuco venne riconosciuta solo nel 1930, quando l'Unione Astronomica Internazionale si accorse che le due costellazioni del serpente e dell'Ophiuco erano legate una all'altra, praticamente sovrapposte. Una delle tradizioni greche più antiche identifica infatti la costellazione dell'Ophiuco con il dio Apollo, in lotta con il serpente posto a guardia del tempio dell'oracolo di Delfi. La stella principale della costellazione, Alfa Ophiuchi, si chiama Rasa Ague ed è una stella bianca di magnitudine apparente pari a 2.08, posta a una distanza di 47 anni luce da noi. Tra le stelle della costellazione spicca anche la famosa stella di Barnard, posta a una distanza di poco meno di 6 anni luce da noi, diventata famosa grazie agli scrittori di fantascienza che spesso hanno immaginato romanzi ambientati su ipotetici pianeti barnardiani. Grazie alla sua posizione nel cielo, in questi giorni verso sud, la costellazione dell'Ophiuco presenta diversi oggetti del profondo cielo molto interessanti, come un gran numero di ammassi aperti e ammassi globulari, osservabili anche con un semplice binocolo. Nella zona legata al serpente, e in particolare nella coda, si trova la nebulosa Aquila, o M16, al cui centro si trovano i famosi pilastri della creazione, delle colonne di gas e polveri interstellari all'interno dei quali sono in corso processi di formazione stellare. Tra gli oggetti all'interno della zona coperta dall'Ophiuco troviamo diversi ammassi globulari, tra cui M9, M10 e M12, che è uno degli ammassi con la densità di stelle più bassa, e infine M14b, osservabile da tutte le aree popolate del nostro pianeta. Infine si trova proprio nella costellazione dell'Ophiuco la supernova 1604, nota anche come supernova o stella di Keplero, che venne osservata proprio da Johannes Kepler il 17 ottobre del 1604 e fu visibile a occhio nudo per ben 18 mesi. Per altre curiosità sulle costellazioni del cielo, ci vediamo il prossimo mese!